Ciao a tutti e apriamo il nostro solito capitolo di Connor con un bel primo piano che apprezzo moltissimo e siamo in questa landa desolata in cui nevica probabilmente perché Amanda è così triste perché non riesce a convincerci a fare un buon lavoro. Non so dove sia, però intanto qua ci sono degli scacchi. Fantastico, un gioco neanche cominciato, però io adoro le scacchiere. Ah, eccoti lì Amanda, guarda. Oh, guarda che atteggiamento così molto minaccioso. Mi sa che dovrà sgridarci. Vai, l'ultimo tuo passo prima di essere ripreso come al solito, Connor. Ma stavolta ci difendiamo. È sempre ingrugnita sta ragazza. Ma proprio no, ma neanche quello, assolutamente, poi non dovresti parlare così. Eh sì, però noi non gliel'abbiamo proprio chiesto. Cioè, e non aveva dei bei modi per dircelo le cose. No, abbiamo chiesto, ma diciamo che Kamsky non era molto... Io sto zitto, mi avvalgo della facoltà di non rispondere e... Ti voglio infastidire con questa domanda. È anche polemico, Connor. Sì, è anche un po' antipatico, però. ti faccio anche domande così molto etiche. Che voglio sapere quanti di me sono in giro a piede libero. Beh, però tu non mi dici mai niente. Ciao, ti chiedo cos'è. I expect you to find answers, Connor. Non chiederle cose che non vuole dirti. Ci tenevamo a sapere perché ti fai sempre trovare qui. E vabbè. Find the deviants. Mamma mia, dice sempre la stessa cosa. È un po' ripetitivo sto programma di Kamsky. E lui si riaddormenta per svegliarsi probabilmente davanti a Hank, che è un bel risveglio. You're off the case. No, davanti al capitano non è proprio il massimo, però. Ma lui si sta facendo i cazzi suoi mentre parlavano il capitano e il tenente, vabbè. Voi l'avete trasformata in una guerra civile. E continuate a metterlo e a toglierlo dai casi, povero. Cioè, è sempre all'omicidi comunque lui. God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? No, mi sa di no. There's nothing I can do. Quello è vero, non è che sia proprio nelle sue mani. Ma loro sono alla omicidi, non è che se li ammazza un deviant gli umani sono diversi. Gli umani sono sempre stati ammazzati comunque. È un po' incazzato, eh? Vabbè, quella è una cosa fissa. E noi decidiamo di star zitti stavolta col capitano perché non ci tratta mai troppo bene quando rimaniamo soli con lui. Vabbè, andiamo a dire quello che pensiamo a Hank. E adesso anche noi dobbiamo organizzare un piano tipo Marcus per risolvere la situazione. Guardate com'è tutto infastidito, Connor. Frustrate. I know we could have solved this case. Ne avete tanti per le mani, non è che è uno solo, quella è la cosa più importante. Gli dispiace. Che non si sa dove si trova il motivo per cui hai fallito. Quando ti analizzano, dove lo trovano? Ma quello l'avevate già stabilito, Hank, non è che sia una... regrets. When the deviants rise up, there will be chaos. We could have stopped it. No, più che altro se North rise up. When you refused to kill that android at Kamsky's place. Sì. You put yourself in her shoes. Più o meno. Più nelle tue forse di scarpe ci siamo messi anche. Hai detto di non sparare, noi non l'abbiamo fatto. Trouble? I don't know why I did it. good officer. I might not be qualified to judge, but you're an outstanding police.
Molto sì. A parte quando non hai voglia di investigare, quando ti ubriachi, sì. Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. Mamma, che fastidio. È antipaticissimo. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. Guarda com'è determinato Connor. We're off the case. La prima volta che molli così, Hank, figurati. Puoi fare anche cose peggiori di quella che farai adesso, tra l'altro. Ma che cerca di convincerlo. E non vuole essere distrutto. E neanche tu lo vuoi, Hank. Quindi, forza, alzati e fai il tuo lavoro. Più o meno. Lui si risolve sempre a prendere a pugni la gente che fa... più in fretta. Ok. Allora, adesso prendo la chiave, però poi devo anche ricordarmi dove cavolo devo andare, perché è sempre un problema. Vai, il comandante. Va bene, ok, io vi lascio. Peccato, perché la scena me la sarei vista volentieri. Però devo andare. Non posso, mi dispiace. Adesso avrò anch'io a che fare con la mia rottura di scatole, perché figuriamoci. Lui è già dietro alle mie spalle, eh. Non faccio neanche in tempo a toccare la porta. Porca miseria, guarda come... rispondiamogli, perché sennò... Carl? Gli basta parlare con Gavin? Sì, sì. È facile fregarti, Gavin. Mi dispiace, ma è molto semplice fregarti. Ciao, testone. Ok. Avrei voluto vedere durante la rivoluzione cosa combina Gavin. Non so, forse c'è un pezzo in cui si vede cosa fa anche lui. Oh. Adesso questo bellissimo approccio alle credenziali di Hank. Neanche te l'ha detta, perché lo sapeva che l'avresti indovinata subito. Non c'era alcun dubbio. Eccola qua. Eh beh. Oh, abbiamo un po' di gente da infastidire, poverini. Ma guarda lì. Guarda. Daniel. Ok, facciamo le cose come so che vanno fatte, così non ci rompiamo le scatole a controllare tutto. Allora, devo riattivare lui, mi serve lui, anche se poverino. Cioè, ci vogliono anche quei due o tre problemi per dare per scontato che sia Marcus a parlarti, anche se sono io a imitare la voce, vabbè, poverino. Oh, e qua ne abbiamo un altro, quindi il componente è sicuramente compatibile. Poverini. Allora, prendiamo quello che serve, questo. Scusami, Daniel. Quanto tempo è passato? Ma tanti video sono passati. E lo mettiamo a Simon. Che guarda caso si è rotto proprio nello stesso punto. Adesso non abbiamo il mezzo per fregarlo, eh. Help. I reactivated you so you could help me. Che non credo voglia, però magari sì. I don't recognize your voice. No. You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Solo che adesso fra 5 secondi ti richiedo la stessa cosa con la voce di Marcus e tu ci caschi, perché è normale che Marcus, no, ti chieda dove è Jericho. Allora, qua. Che voglio dire, potevi anche farlo prima, Connor. Serve sempre, anche la voce di Hank dovresti imparare, che può servire. Mm. Ma tutto quanto lo dobbiamo sentire per farti fare il download della voce. R2 è questo, no, è questo qua. Figuriamoci.
così complicate. Devi anche mettere la faccia così per imitarlo. Vabbè. Basta, basta, non mi serve nient'altro, guarda. Ce n'è da esaminare qui, però abbiamo poco tempo, forza. No, non con lui. Porca vacca. No, no, non mi servi tu. Abbi pazienza. Poverino. Mi ricordo. Allora, parliamo con Simon di nuovo. Che ci casca subito. Giusto. Non si fa due domande, Simon, poverino. Ci spero. Ma gliel'hai chiesto tu, Simon, dai, non dire cavolate. No, che non se la ricorda più, quindi, no? Certo. Mamma mia, un po' facile da fregare tutta sta gente, eh? Poverini, mi spiace. E così tanto ci metti. Bastava toccarlo su una spalla un tempo. Connor, sei senza pietà. Senza pietà. E meno male che ci siamo risparmiati la lotta con Gavin, perché non finisce mai tutto bene. E mi dispiace anche un po' picchiarlo, nonostante sia un po' stronzo. E quindi parte con la sua missione. Una che si è dato da sola per una volta, bello. E beh, guardate quante cose ci sono da fare che non abbiamo fatto. È bello qua Gavin Returns. Fortunatamente non è successo. E sì, un tempo ho fatto anche questo pezzo qua. E va bene, quindi abbiamo completato quest'altro. Adesso ci saranno i pezzi un po' più lunghi, in cui ognuno avrà la sua storia da raccontare, e vedremo come andrà a finire. Alla prossima.